Bzzurlog, sigla! Allora, inizialmente oggi avevo voluto caricare la recensione di un grande cult, tra altre cose, video che in tanti mi avete chiesto, ecco, gli anni non vi ho mai accontentati, non so bene io nemmeno perché, solo che volevo riguardarlo perché per quella tipologia di video, nonostante magari io conosca abbastanza bene il film, voglio sempre passare attraverso una nuova visione per essere il più preparato possibile. Non è come quando esce un film al cinema che uno guarda e poi subito può commentarlo a caldo. Ci sono comunque molte cose da dire su un film conosciuto da tanti e che è uscito magari 20-30 anni fa, insomma. La questione è un po' differente, non sono riuscito a guardarlo, quindi ho detto non voglio parlarne in maniera approssimativa, farò sentire la recensione più avanti e ho deciso che collaborerò in quel caso con un altro personaggio che conoscete bene, ma non dico assolutamente nulla, tanto penso che il film avrete capito qual è, non confermo e non smentisco. Per cui ho detto ripiego su qualcos'altro, un film di recente uscita, non sapevo se questo tipo di recensione avrebbe interessato qualcuno, però ho pensato voglio registrare un parere su un film. E allora dai, scegliamo questo qui. Tra altre cose, il cult, volendo, avrei potuto guardarlo, perché qualche giorno fa sono stato inchiodato a letto perché avevo l'influenza, però il punto è che il tempo c'era, ma non c'era la testa. Ho guardato giusto qualche puntata della seconda stagione di Narcos e la seconda di Westworld perché avevo una febbre a cavallo e non ragionavo molto. Per seguire la trama di Narcos, diciamo che ero abbastanza lucido. Per invece riflettere sul film in questione un po' meno, dal momento che si presta a molteplici interpretazioni, quindi ho lasciato perdere. Il film invece su cui ho piegato è 2016 per la regia di Sharon Maguire ed è Bridget Jones' Baby. Allora, inizialmente nemmeno sapevo se avrei visto il film in sala alla sua uscita, però poi Arianna, la mia ragazza, mi ha chiesto se potevo portarla a guardarlo perché ci tenevo, allora mi sono ritagliato un paio d'ore per guardarlo con lei e devo dire che non me ne sono assolutamente pentito. Facciamo però un passo indietro. Il diario di Bridget Jones, il primo film di questa ormai saga tratta dai romanzi della scrittrice inglese Ellen Fielding, con il personaggio di Bridget Jones ci ha creato una carriera letteraria, uscì nel 2001, io lo vidi che avevo 13 anni nel cinema sotto casa, che era quello dell'oratorio fondamentalmente. Tra altre cose era arrivato settimane dopo l'uscita ufficiale, come spesso accade in queste salette che ormai stanno scomparendo, infatti ha chiuso qualche anno fa e lo riaprono intanto solo per dei cineforum, e mi è spiaciuto molto perché è stata la mia infanzia il motivo per cui mi sono appassionato al cinema, tra l'altro, e mi ricordo che mi divertì anche perché era un po' volgarotto, a 13 anni ridi anche se senti dire la parola culo, e poi comunque era una commedia brillante, una bella rilettura in chiave metropolitana di Orgoglio e Pregiudizio, anche se all'epoca non me ne accorsi perché non avevo mai letto il romanzo della Austen. E poi nel 2004 uscì Che pasticcio Bridget Jones, che mi piacque ma leggermente meno perché di fatto era un po' una copia carbone del primo film con qualche variante. Io faccio sempre l'esempio di Una notte alla Leoni. Una notte alla Leoni, il primo era molto divertente, il secondo è piaciuto, a me un po' meno, perché di fatto era un copia e incolla del primo, ma con l'aggiunta dell'ambientazione esotica di Bangkok e di qualche scena che variava leggermente, ma non troppo. Il terzo invece l'ho trovato geniale perché ha permesso a Todd Phillips di sperimentare con la regia action, dando anche una parabola divertentissima e cazzuta evolutiva a Mr. Chow, e si è un po' preparato per quello che avrebbe fatto con Trafficanti, film uscito di recente con protagonisti Miles Teller e Jonah Hill, diretto proprio da Todd Phillips, che è molto amaro e non è solo divertente. Peccato che non è andato benissimo a botteghino, purtroppo a volte il pubblico non prende certi sforzi e questo è uno dei problemoni dello showbiz. Comunque sia, questo terzo capitolo di Bridget Jones è un sequel fuori tempo massimo e nonostante io sia contro queste operazioni di solito, ho trovato che avesse già più senso rispetto a tanti altri sequel di questo tipo per il semplice motivo che poneva personaggi che già abbiamo conosciuto più in là nel tempo rispetto all'ultimo capitolo, in modo che avessero ancora qualcosa da dire, sono maturati, sono invecchiati. Tra l'altro questo film non è tratto da uno dei romanzi della Fielding, ma è
stato sceneggiato dalla regista, che tra le altre cose è la regista anche di Gli Armi di Bridget Jones, quindi del primo, quindi c'è una continuità, lo chiude la saga, chi l'ha aperta, fondamentalmente, registicamente parlando, ed è sceneggiato proprio appunto dalla regista insieme anche a Emma Thompson, che ha un ruolo nel film ed è fantastica, perché comunque potrebbe tranquillamente sedersi e guardare in macchina per un'ora da sola muovendo le sopracciglia e ti intratterrebbe, cioè, è una cosa impressionante. Peraltro, come ogni film inglese che si rispetti, ci sono diversi attori che provengono da Harry Potter, Emma Thompson compresa. Infatti il padre Bridget Jones, che è lo stesso attore degli altri film, ovvero Jim Broadbent, era l'umacorno all'interno della saga cinematografica di Harry Potter. Ma sapete come si dice da Gran Bretagna? Ciao, siamo gli attori inglesi, siamo in 13, abbiamo una location. Quello si dice la BBC, la che dicono, siamo la BBC, abbiamo due attori e una sedia. Quindi no, perché alla fin fine sono sempre gli stessi volti che girano, è una cosa che mi fa impazzire, tanto dell'ambiente cinematografico quanto di quello teatrale inglese. Quindi, diciamo che non sapevo bene cosa aspettarmi da questo Bridget Jones Baby. Ho riso tanto, 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 non me lo sarei mai aspettato, perché comunque pensavo che magari non avrebbero più avuto chissà che cosa da raccontare, invece sì, e invece come dire, è proprio quello che dicevo prima, avendo fatto maturare i personaggi e quant'altro, ecco che qualcosa era cambiato. In primo luogo, René Zellweger ricopre ancora il ruolo di Bridget Jones in cui si era effettivamente identificata, ma con una differenza, vado a spiegarmi. La descrizione fisica di Bridget Jones nel romanzo della Fielding corrispondeva a quello che avevano trovato sullo schermo con la Zellweger. Lei era un po' ingrassata apposta per il ruolo, quindi era questa ragazza rotondetta, goffa, che parla a sproposito, ma comunque intelligente, brillante a modo suo, e che riesce a conquistare gli uomini, nonostante lei si ritenga essere una zitella, senza appello e quant'altro. Anzi, si trova contesa tra Mr. Darcy e Daniel, che era interpretato da Hugh Grant, invece Darcy è interpretato da Colin Firth, che in questo terzo film è invecchiatissimo. Non ho capito se l'hanno invecchiato apposta, perché non mi sembrava così tanto invecchiato, però vabbè. La cosa interessante era che la Fielding aveva descritto Bridget Jones in modo che le lettrici, perché comunque è una saga rivolta soprattutto al pubblico femminile, potessero identificarvisi, perché alla fine lei è una ragazza perfettamente normale, non è una supermodella, non è una ragazza brutta, è normale. È la stessa cosa che aveva cercato di fare la Meyer con Bella di Twilight, peccato che la Meyer scriva di merda, perché lei aveva appena abbozzato nella descrizione Bella e l'aveva descritto un po' goffa, in modo che ogni lettrice potesse immedesimarvisi, però è appunto che aveva esagerato e Bella è diventata una rincoglionita che non appena provava a correre cadeva, cioè se non hai problemi motori ma appena provi a fare uno scatto sei per terra, va bene essere goffi, però lì secondo me ci metti anche del tuo. Quindi invece la Fielding aveva fatto una cosa interessante. Qui invece Bridget non è cambiata nel carattere, però diciamo che si è fatta il fisico, non è più goffa come prima, è molto più piacente, è un po' invecchiata, diviso perché è invecchiata effettivamente l'attrice, però è più tonica, non è più cicciottella. Questa cosa non capisco perché l'abbiano inserita. Secondo me sarebbe stato carino se Bridget non fosse cambiata nemmeno da quel punto di vista. Poi sì, ci può immedesimare lo stesso, perché alla fin fine la Zellweger è una bella donna, ma diciamo non è una top model o quant'altro, è una bellezza molto più comune, molto più genuina, quindi ci si può sempre immedesimare, ma avrei preferito che avessero mantenuto invariato quell'aspetto, perché dava un certo, come posso dire, un certo non so che al personaggio. Trovavo affascinante il fatto che fosse una donna normale ma che ti magnetizzasse per la sua personalità, non per il suo aspetto fisico, capito? Qui invece la mostra ogni tanto scosciata, quindi tendi più a notare il suo fisico, e non è molto proprio di Bridget Jones, però non è tratto da un romanzo da Fielding, hanno voluto fare il testa loro, quindi va bene. Ma poi è una cosa che si accetta tranquillamente, perché di fatto lei non è mutata poi così tanto. Mi è piaciuto il fatto che abbiano inserito ancora la rivalità in amore, questa volta è contesa non più tra Daniel e Mr. Darcy, ma tra Mr. Darcy e questo bell'imbusto americano, che è interpretato da Patrick Dempsey, il dottor stranamore di Grey's Anatomy, il dottor Shepard, che peraltro mi pare che non sia più nella serie da diverso tempo, un paio di stagioni, boh, non lo so, non mi ricordo, non la seguo più da un po', perché basta, cazzo, veramente. E quindi
francamente ho trovato divertente anche il personaggio. Poi oltretutto hanno realizzato tutta una parte all'inizio con questa guest star che non vi dico chi è, che mi ha fatto morire da ridere perché arriva totalmente a caso e lui io lo reputo uno simpaticissimo, così a pelle, quindi mi è piaciuto vederlo lì. Oltretutto è bello anche il confronto generazionale, ovvero il fatto che vediamo Bridget e alcuni suoi colleghi che si vedono arrivare come superiori nel canale televisivo dove lavorano, giovani rampanti, un po' stronzi, quindi c'è una sorta di critica ironica agli hipster, che arrivano questi ragazzotti con le loro barbe ironiche, come dicono nel film, e lei ha questa amica che è un po' più giovane di lei, ma non troppo, una decina anni meno, forse anche qualcosa, forse anche 7-8, e è bello vedere proprio il confronto, no? Lei che cerca di stare un po' a passo con i tempi in tutto e per tutto, che cerca di fare anche la cosiddetta donna moderna, ma con i soliti esiti disastrosi che si porta appresso per via del suo carattere. Quindi questa cosa mi ha divertito. Oltretutto, di solito in una commedia non guardo la regia, lo dico sempre, o meglio, non è che non la guardo, ma non mi colpisce mai, perché la commedia è un genere che per sua natura si basa di più sulla sceneggiatura, quindi sul come sono costruite le gag, sui tempi comici, piuttosto che come tutto questo venga messo in scena. Ovvio, non deve esserci una regia scabrosa, ma di solito sono regie che fanno il loro dovere. La McGuire qua ha cercato di inserire alcuni momenti in cui la regia fosse un pochino più presente, tutta la parte al festival, e non dico nient'altro, tutta la parte alla conferenza, che penso sia una delle scene più divertenti di tutto il film, perché è un crescendo proprio. E ho notato che hanno spinto un po' sulla volgarità, ma non in maniera esagerata, una volgarità compita, fatta di parole più che di situazioni. Solo in alcuni momenti sfondano leggermente nel volgare anche visivo, ma sempre in maniera contestualizzata. Molto, c'è questo self-control inglese, tipicamente inglese, molto stereotipato in tutto questo, che ho trovato effettivamente interessante. E niente, quindi dal punto di vista registico non mi è dispiaciuto, devo essere sincero. Ma anche dal punto di vista musicale hanno inserito brani di successo contemporanei negli ultimi tempi, quindi che si sono sentiti molto nell'ultimo anno, hanno puntato su questo. E la storia è effettivamente coinvolgente, perché è un film che si basa sul romanticismo come anche i precedenti, ma non ne abusa. La storia d'amore è raccontata in maniera talmente ironica e talmente simpatica che non è ingombrante. Vi dico, la sala era piena quando sono andato a vederlo e c'erano molte coppie, e uno pensa magari in un film del genere, un po' come quando sono andato a vedere Questione di Tempo, che c'erano alcuni maschi a coppie che piangevano, altri invece che erano lì che dicevano minchia che palle. A me non è che fosse piaciuto tantissimo, però qui invece ho notato che a ridere più forte erano proprio i maschi. Cioè, nel senso, diciamo che questo è un film che per sua natura interessa di più un pubblico femminile, però secondo me è per tutti, perché ad esempio avevo questo tizio a fianco a me, che era questo ragazzo molto grosso, rasato, tatuatissimo. E alla fine l'ultima persona che mi sarei aspettato di sentir ridere così forte di fronte a un film del genere era proprio uno come lui. Stava morendo sulla poltroncina, non ce la faceva più. Cioè, aveva le lacrime agli occhi, ma io uguale. Cioè, io veramente ero piegato. C'è stata una scena che è stata talmente ben congegnata nelle battute, talmente erano ben fatti i tempi comici, che io stavo soffocando. Cioè, Arianna che stava morendo, ma tutta la sala stava crollando il cinema dal ridere, nel senso che non stiamo parlando della commedia più brillante del secolo, però per essere un film che porta il nome Bridget Jones è pienamente di livello. Le situazioni grottesche, i momenti assurdi qui ci sono, portati all'eccesso come degna conclusione della saga. Cioè, è perfetto, è perfetta come conclusione. Cioè, come un film comico deve intrattenerti per quelle due ore, per quelle ore e mezza. Bridget Jones Baby fa questo, riesce a farti riflettere anche su alcune cose, su alcune cose che magari dai per scontate. È riuscito come film a far evolvere per davvero i personaggi, perché di fatto anche Mr. Darcy, pur rimanendo sempre un po' pomposo,
cerca di migliorarsi, vedi un lato di lui che non c'era stato mostrato. Non c'è Hugh Grant in questo film, anche se c'è una sorpresina a riguardo che mi ha abbastanza fatto ridere. Lei si è evoluta in maniera, secondo me, molto giusta, nel senso che non è cambiata di carattere, ma ha cambiato alcuni aspetti della propria vita, è diventata più sicura in alcune cose e molto meno sicura in altre. Poi i genitori avrei preferito che avessero più spazio. Il padre soprattutto, che mi fa morire. La madre spara di quelle cagate in sto film che sono deliziose. Quindi stiamo parlando di una commedia di tutto rispetto, una commedia di buon livello, perché comunque alla fin fine bisogna anche pensare che è il terzo capitolo, quindi bisognava cercare di fare qualcosa che fosse a livello dei precedenti. È ovvio che poi lo scopo è quello di staccare ancora biglietti per portare chi aveva apprezzato i film precedenti in sala, e lo scopo è sempre quello, è un film di largo consumo, che cosa vi aspettate? Però sono dell'idea che anche film come questi si possono realizzare bene, quindi anziché dire facciamo un film su Bridget Jones, ci mettiamo due battute del cazzo e via, e tanto vengono a vedere lo stesso, ha detto facciamo un film su Bridget Jones, vediamo se riusciamo a mettere insieme il cast originale, ce l'abbiamo fatta bene più o meno. Quindi manca Hugh Grant, ma se ne poteva tranquillamente fare a meno, come dimostra il film. Riusciamo a trovare una storia che sia convincente? Sì, quindi la regista Emma Thompson e chi ha lavorato alla sceneggiatura hanno capito che dovevano realizzare un film che fosse fruibile da un pubblico ampio. Allora che cosa facciamo? Mettiamo il romanticismo, che è qualcosa che magari può interessare maggiormente al pubblico femminile, mettiamoci anche delle battute che siano effettivamente brillanti per acchiappare anche il pubblico maschile. Ma questo c'era già come aspetto nei due film precedenti, qui però lo hanno aumentato, lo hanno dilatato, e c'è anche un po' una critica velata per quello che si può mettere in un film come questo. Ai tempi che cambiano, no? Alla difficoltà che hanno certe persone ad adeguarsi, a come nel giro di un 15 anni le cose siano mutate, perché rispetto a primo gli Harry Bridget Jones tante cose sono cambiate, è più difficile anche farsi strada nel mondo del lavoro, sono cambiati i gusti, le tendenze, insomma è un film molto pop che ha cercato di adattarsi al gusto contemporaneo, riuscendoci anche piuttosto bene. Oltretutto è interessante come sono riusciti a contrapporre altri due personaggi maschili senza cadere nel copia e incolla di cui parlavo prima, togliendo Daniel e inserendo il personaggio, mi pare si chiamasse Tom, quello di interpretato da Patrick Dempsey, hanno cambiato genere proprio di personaggio, nel senso che non è più lo stronzo approfittatore eccetera, è un uomo gentile e bravo, ma diverso rispetto a Malgrassi, che pure comunque è uno premuroso a suo modo. Però, capito, non è il tipo di rivalità fastidiosa che lui aveva con Daniel, è una rivalità diversa, perché di fatto c'è anche una differenza molto culturale, perché comunque il personaggio di Colin Firth ha questo savoir-faire molto inglese, molto, sempre molto compito, anche lui molto stereotipato naturalmente, perché ricalca il Mr. Darcy, gli Orgoglio e Pregiudizio, infatti è il cognome lo stesso, è una citazione abbastanza palese direi, e la cosa è interessante proprio vedere invece come la pensa l'americano, che anche lì è più stereotipicamente un po' sguaiato, più libero, più romanticone, peraltro fa delle cose che sono proprio da fine, nel senso che se io trovo una persona che veramente fa cose come quello lì, allora cioè me lo sposo io, seriamente, perché sono quegli stereotipi che... diciamo vengono sempre rinfacciati, no? Quando uno dice ma perché non fai come lui? Perché ovviamente non, cioè, lo si dice scherzosamente, perché nessuno nella vita vera fa delle cose del genere. Magari ci sono quelle due o tre persone che però lo fanno perché hanno le finanze per farle. Quindi e infatti il personaggio è ricchissimo. Per cui ci sono stati dei momenti in cui mi sono ritrovato quasi a fare il tifo per l'uno o per l'altro personaggio. Proprio bello vedere come i due cercano di comprare con le loro attenzioni l'affetto di Bridget. E oltretutto, ancora più interessante è notare come a un certo punto Bridget cerchi di affrancarsi da queste due figure maschili, perché è un personaggio comunque femminile molto forte, Bridget Jones. Sembra sempre dipendere dalla figura maschile, ma in realtà è molto autonoma. Cioè è lei che pretende di dipendere, ma alla fine poi si rende sempre conto che non ha bisogno della figura maschile per andare avanti. Sceglie di fare una parte importante della propria vita, ma sa perfettamente
che non deve dipendere da quello. Cioè, a un certo punto, capisce le sue insicurezze, comprende anche che lei può farcela anche da sola, se vuole. Quindi ho apprezzato molto il rapporto tra il personaggio di Emma Thompson, che è la dottoressa, che tra altre cose è quella che ha le battute più interessanti, e che se ne esce ogni tanto con delle perle di saggezza che ti butta lì e dici: oh mio Dio. Quindi anche qui un personaggio fintamente freddo, che in realtà poi ha a cuore le sorti di Bridget. Quindi sono riusciti a mettere in scena una storia che non ha pretese, che vuole essere semplicemente una commedia di intrattenimento, che c'entra perfettamente l'obiettivo, con momenti che sono effettivamente riusciti benissimo, altri che magari si potevano anche migliorare, per l'amor del cielo. Ma ad esempio quella cosa che dicevo all'inizio su lei, che poteva essere magari gestita un po' meglio, magari poteva essere un po' meno cambiata sotto certi punti di vista, però vabbè, chi se ne frega. E poi forse lo avrei fatto durare un po' meno, perché come commedia è un po' lunghetto, non che sia pesante, però c'è un momento in cui secondo me avrebbe potuto tranquillamente sfoltire, perché succedono cose che non sono molto utili né ai fini della narrazione, né dal punto di vista comico, né tantomeno dal punto di vista della evoluzione psicologica dei personaggi. Avrebbero potuto tranquillamente tagliare, non so perché abbiano fatto venire così lungo. Poi magari non dura, allora, a me è sembrato durare un paio d'ore, forse 1:50, non lo so, però potevano accorciare un po', soprattutto nella prima parte, prima che si arrivi alla situazione del bambino, ci si mette veramente tanto. Questo perché devono farti conoscere il personaggio di Tom, farti capire lei come è cambiata e presentarti l'incontro tra lei e Darcy. Sì, però tutto questo avviene nell'arco di un tempo un po' troppo dilatato. Avrei magari accorciato un 20 minuti, una mezz'oretta anche, e l'avrei fatta arrivare subito alla questione. Poi ovviamente hanno cercato di mantenere il mistero il più possibile, per cercare di farti capire se si fossero buttati sul scontato oppure no, perché comunque c'è il 50% di possibilità che il figlio sia o no di Mark. Alla fine tutti quello che volevano sapere era se il figlio fosse suo oppure no. Ovviamente non lo dirò, però per appunto cercano di tenerti un po' sulla corda. Quando poi il mistero si risolve, diciamo che l'effetto che ne scaturisce non è, cioè, nel senso, non so come spiegare, hanno tenuto la tensione eccetera, però poi si sono persi un attimino. Secondo me dovevano rivelare un po' prima, hanno rivelato un po' troppo alla fine, quindi secondo me avrebbero dovuto sistemarlo un po' meglio, perché per certi versi è un po' banalotto lo sviluppo. Non credo avessero l'intenzione o la pretesa di renderlo meno banale, io non penso sicuramente, però avrebbero potuto usare, non dico tanto, ma leggermente di più, un pochino potevano sicuramente farlo. Poi ovviamente, ripeto, è una commedia che non ha alcuna altra pretesa se non quella di farti ridere, sorridere, riflettere se vuoi, ma non è che è una commedia che ti obbliga a farlo. Per cui diciamo che, come chiosa della parentesi Bridget Jones, è un film che ci può stare. Quindi non tutti i sequel fuori tempo massimo vengono per nuocere, poi ovvio l'operazione commerciale è assolutamente palese. Quindi questo è quello che pensavo circa Bridget Jones Baby. Fatemi sapere voi nei commenti qui sotto cosa ne pensate, perché siete quello che si chiama la solita area di discussione tanto famigerata. Io vi consiglio, se lo trovate ancora, di andare a vederlo, maschio o femmina che siate, perché sono convinto che potrebbe piacervi. Un'oretta e mezza, due ore in tranquillità e simpatia ve le passate. Quindi un abbraccio, grazie mille per avermi seguito fin qui, voglio tanto, ma tanto, ma tanto, ma tanto, ma tanto, tanto, tanto bene. Adesso vorrei fare un minimo di spoiler, giusto per dirvi quali sono le scene che ho preferito maggiormente, ma non penso che parlerò poi tanto in quest'ultima parte del video. Però se non avete ancora visto il film e non volete che io vi spoileri le scene più divertenti, non proseguite nella visione. Gli spento da 3, 2, 1. Allora, mi è piaciuto innanzitutto il riferimento musicale alla canzone da single che ricorre Bridget Jones, Goodbye, avete presente quella che c'è sempre, con cui si apre il film, tra l'altro.
E poi tutta la parte al festival con l'amica che la porta a divertirsi, con loro che incontrano Ed Sheeran, che è il cameo di cui parlavo, che mi ha ammazzato a ridere, perché a un certo punto poi c'è l'amico ubriaca dentro questa palla di plastica, come se fossero cricetti giganti, con Ed Sheeran così, a caso, ed è lì che Bridget incontra per appunto l'americano, con cui ha una bollente notte di sesso, e poi non lo vede più, e successivamente ha una notte di sesso molto più romantica con Mark, che è stato il suo grande amore, dopo 10 anni si sono lasciati, quindi si ritrovano dopo che lui ha divorziato con la donna che aveva sposato, e anche qui è una scena carina, anche abbastanza intensa, e da lì poi inizia il patatrack di lei che rimane incinta e non sa di chi sia il padre, inizia la rivalità tra i due, l'uno sempre compito, l'altro invece più romantico, sguaiato, che condensa tutti gli appuntamenti che si sono persi nel giro di 5 minuti portandole delle regali a casa. Insomma, la scena è stata carina e ci sono dei momenti che fanno veramente spanciare da ridere. Allora, a parte quello che c'è nel trailer dell'amica che dice ieri ho fatto una cosa tre, uno di loro aveva un cazzo enorme, era il principe Andrea. Quella scena lì è fantastica, lei l'ha fatta apposta. C'è capito? Quel momento lì era divertente, ma c'è una scena in particolare con l'americano che è a vedere questa conferenza con Bridget che sta presentando quest'app, si collega in diretta sullo schermo con la collega e per appunto le dice vi presentiamo l'app che vi permette di mandarci i vostri servizi, ad esempio abbiamo questo gruppo di uomini che sono sulle montagne e fanno vedere i servizi in diretta da questi tizi che dicono HD News fa cagare i cazzi, tirano giù il pantalone e mostrano il culo, loro dice ma tu ridi per dei tizi che mostrano il culo? No, io rido per che cosa scaturisce dei tizi che mostrano il culo, perché Bridget improvvisamente cerca di stoppare tutto quanto e si blocca tutto, viene fuori la rotellina di caricamento, quella colorata del Mac, che si posiziona proprio sul culo del tizio. E tu dici, vabbè. E già lì comunque fa ammazzare del modo in cui lei cerca di mantenere il controllo con la situazione che precipita. Vede che arriva Mark, allora cosa fanno? Va di sotto perché non vuole che incontri Tom, e allora prende questo tizio di origine indiana lì a caso, che è la convention, e dice a Mark, ti volevo presentare il signor, guarda il cartellino, questo qui ha questo nome chilometrico, e tu già, io già stavo morendo per la scena della conference call, che era fantastica, subito dopo mi sparano sta cosa, cioè, è proprio lo spirito che avevano i primi film di Bridget Jones, cioè era quello lo spirito, lei che combina dei casini micidiali, perché di fatto è una casinista. Ci ho capito, siamo ai livelli della scena, ad esempio quella, volevo presentarvi fissatette, Fitzherbert, perché è così che si chiama, capito? Ricordava tanto quel tipo di battute lì. Ripeto, non stiamo parlando della genialità più totale, stiamo parlando della commedia di diciamo un po' più popolare, ma tendente verso l'alto, nel senso che è una comicità a tratti sguaiata, ma che è sempre comunque molto brillante. Le battute di Emma Thompson sono sferzanti, ma anche eleganti, perché l'eleganza lei se la porta addosso come un vestito, capito? Quindi ci sono dei momenti che, pur essendo un po' triviali, rimangono sempre nell'ambito della battuta comunque non volgare da osteria, capito? Una volgarità ricercata. Quindi, come anche tutta la scena del funerale di Daniel che è morto, che sono tutte le ragazzine, perché lui era un playboy. Quella scena lì fa morire, che sono tutte queste ragazzine che dicono le stesse cose che lui aveva detto a Bridget, capito? Quindi è una scena anche abbastanza surreale, in un certo senso, ed è anche tenero a suo modo vedere come Mark sia venuto a funerale e stesse male l'idea che lui fosse morto, poi alla fine scopre che non è morto, che il suo caro era stato ritrovato, però capito, dopo che si è ammenati per ben due film, lui quasi gli manca quasi questo rivale e ne trova un altro che è diverso, un rivale con cui non andare sul piano fisico, e poi anche verso il finale, quando lei va al bancomat, ma le ritira il bancomat e gli succhia la carta. Lei esce, lascia la borsa dentro con il cellulare, eccetera, e non può più rientrare.
E io lì sono morto e ho detto, ma porca miseria, arriva Mark, perché vuole andare a casa sua, la trova lì fuori, la porta su, tutto figo, spacca il vetro, no, per fare il figo. A un certo punto lei sta per partorire, lui riceve la chiamata, lui sta per rispondere e lei lo guarda come dire, minchia, anche in questo momento. Allora lui guarda il telefono e lo lancia via come a dire, ho chiuso, con l'essere sempre occupato, non avere tempo per te, e lei dice, va bene, è un gesto molto romantico, ma adesso vorrei chiamare l'ambulanza. Quindi lui che cerca di portarla in braccio all'ospedale, insomma... Ci sono dei momenti che sono effettivamente molto divertenti, quindi sono riusciti a creare delle situazioni che fossero degne di questo tipo di commedia, di questo, di questi film in particolare, riuscendo a concludere tutto quanto in maniera che uno potesse dire, oh, sono rimasto soddisfatto. D'altronde, se vai a vedere Bridget Jones, ti aspetti un certo standard. Secondo me questo è migliore rispetto a che pasticcio Bridget Jones. Quindi, questo è quello che pensavo, più nello specifico circa questo film. Potete sapere anche voi in un commento specifico cosa ne pensate. Conto segnando questo commento con la dicitura spoiler nel caso in cui ne faceste, così evitiamo di rovinare il film che ancora non l'ha visto. Per cui io vi abbraccio, grazie mille se ancora mi avete seguito, io sperando troppo. Noi ci vediamo al prossimo Weblog.